tempesti. Se cominciamo con Orario Rosati e Tino Magni e sentiamo le loro proposte e risposte. Grazie, grazie per l'invito, sarò brevissimo, proprio per dare la possibilità a tutti di parlare e quindi entrerò subito nel merito delle domande che sono state qui poste per brevissimamente spiegare che cosa proponiamo noi. Tino Magni mi ha detto di cominciare per primo, per cui parlerò sia delle questioni nazionali che delle questioni regionali, così lui poi si indicherà a farmi salute anche per risparmiare un po' di tempo. Nel programma di Libero Uguali noi parliamo della reintroduzione dell'articolo 18 e quindi la prima domanda che veniva posta, noi l'abbiamo, peraltro l'avevamo chiesto anche presentando un progetto di legge in Parlamento. C'è stata una votazione all'interno del Parlamento per iscriverlo o meno nella discussione in commissione e purtroppo questa richiesta che avevamo fatto è stata respinta. Ed è tutto evidente che l'articolo 18 non volevamo superare la soglia dei 15 dipendenti perché con il modello produttivo che si è venuto a determinare dagli anni 70 ad oggi, uno dei dati diciamo prevalenti è quello dell'esplosione delle piccole e piccolissime imprese e quindi riteniamo, visto che stiamo parlando di una tutela reale per quanto riguarda i licenziamenti illegittimi, che questa tutela reale non abbia senso limitarla alle aziende con più di 15 dipendenti, per cui si era chiesto di arrivare fino diciamo alle aziende di 5 dipendenti. Quindi questo è il primo aspetto per quanto riguarda l'articolo 18. Per quanto riguarda la legge Fornero, noi diciamo che chiediamo che avvenga una profonda revisione della legge Fornero, quindi non siamo quelli che dicono che vada azzerata, chiediamo però che vengano applicati, vengano approvati quei progetti di legge che sono depositati nella commissione, sia la commissione alla Camera sia la commissione al Senato, che prevede la reintroduzione di una flessibilità nell'uscita dal punto di vista previdenziale. Poi naturalmente se c'è qualcuno che vuole lavorare oltre diciamo quella flessibilità può farlo, ma lo deve fare, lo può fare volontariamente. Quindi noi chiediamo che si affronti la più profonda iniquità contenuta all'interno di quella legge, che era sostanzialmente la rigidità che veniva introdotta relativamente al diritto di uscita, ed è evidente che questa è una risposta che va anche in sé contiene un giudizio anche su quegli istituti che sono stati introdotti successivamente, ad esempio l'APE, piuttosto che per quanto ci riguarda sono strumenti assolutamente irricevibili. Terzo aspetto, noi chiediamo che l'opzione donna non solo venga prorogata ma venga resa stabile, quindi ci sia una stabilità, una stabilizzazione, quindi non ci debba essere la richiesta di una proroga di un anno per l'altro per quanto riguarda questa opzione che dovrebbe in un certo qual modo facilitare, anzi che faciliterebbe l'uscita dai processi, l'uscita dal lavoro delle persone e delle donne. Quindi questi sono, mi pare, tre degli elementi che venivano posti all'interno delle domande che ho avuto modo di ascoltare. Poi chiediamo che si introduca anche la nonna, chi è che me l'ha chiesto? 41 anni. Mi ha chiesto, no, pensavo avessi chiesto Burgo, come mi rispondeva, ma se l'ha chiesto il Presidente lo faccio volentieri. Siamo anche per l'introduzione della nonna salvaguardia, che dovrebbe essere quella definitiva però. Cioè il... Sì, infatti la nonna salvaguardia c'è. Poi sono state poste altre questioni sulle quali volevo velocissimamente dire qualcosa. La prima, industria 4.0, consumo, se non governato questo processo di robotizzazione, di digitalizzazione e quant'altro produrrà una perdita nel breve periodo di parecchie centinaia di migliaia di posti di lavoro. Noi pensiamo che questo fenomeno si debba rispondere con una serie di politiche, ma si debba rimettere al centro il tema della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari, perché se non saremo in grado di affrontare quel tema lì non saremo neanche in grado di gestire questi processi, e come tutti i processi non sono omogenei, nel senso che non è che in tutti i lavori, in tutti i settori ci sarà la robotizzazione, però come giustamente diceva Crippio,
e dire che credo dica qualcosa di giusto, mi pare che sia una cosa che vada sottolineata, ha detto che ci sono delle ricerche dove la preoccupazione della perdita di posti di lavoro è un dato di assoluta concretezza sulla quale la politica non si sta minimamente interrogando. Non vorrei che la gente diventasse, tornassimo a fare i buddisti, ma è evidente che di fronte all'introduzione delle nuove tecnologie, se questa cosa produce o perdita di lavoro o perdita ulteriore della qualità del lavoro, è evidente che è un elemento che va contrastato e va governato. Il tema della riduzione dell'orario di lavoro penso che vada nella giusta direzione. Poi c'è il tema che veniva qui posto relativamente a, diciamo, coloro che non sono ancora, nonostante le riforme, nonostante ciò che si potrà fare, che rimangono nel limbo, nel senso che non hanno un lavoro ma non possono arrivare neanche alla pensione. Il tema è come garantire un reddito, e noi diciamo che le misure di il REI, che è questa misura di contributo dal punto di vista economico alle persone che sono in età di lavoro ma non hanno un lavoro e devono andare e non sono ancora nelle condizioni per andare in pensione, c'è il tema di come dare loro un sostegno al reddito, naturalmente un sostegno al reddito che debba essere corrisposto anche attraverso un meccanismo che è quello della condizionalità, nel senso che le persone comunque devono essere nelle condizioni di cercarsi un lavoro, di essere messe in condizioni di poter fare una ricerca di lavoro, però pensiamo che il tema di uno strumento non generalizzato e di carattere universalistico, ma mirato nei confronti di questi segmenti che fanno più fatica nel mercato del lavoro, debba essere uno strumento che vada introdotto proprio per coprire quella distanza che oggi esiste tra quando una persona ha perso il lavoro e il periodo che gli manca per andare in pensione. A questo riguardo, e qui faccio due considerazioni finali, si era discusso di questo reddito d'autonomia in Regione Lombardia, di cui non se ne è fatto nulla, che di fatto poi sono state individuate 5 misure di intervento molto limitate, sia dal punto di vista... Si è consumato. Finito il tempo, cioè caricato la mola. Finito il tempo, si spegne. Per soffrire fino alla fine, quando finito, cioè, no, io, anche salta il microfono, sto zitto, parlo col megafono. No, allora c'è un tema che riguarda naturalmente questo sì, non c'è uno strumento di Regione Lombardia che sia sufficientemente efficace nei confronti, diciamo così, con delle misure molto limitate, circoscritte, ma a più alta intensità nei confronti delle persone che non hanno lavoro e che non sono nelle condizioni per poter andare in pensione. Purtroppo c'è stata un'iniziativa da parte della Giunta, della vecchia Giunta di Regione Lombardia, che aveva individuato una serie di misure che andavano in questa direzione. Noi le avevamo criticate per le risorse che erano state investite, le avevamo criticate per la parzialità dal punto di vista della copertura delle persone qui in Regione Lombardia. Rimane il tema di darsi anche qui uno strumento, diciamo, di sostegno al reddito che in regione possa collegarsi per ampliare ciò che viene previsto dalla normativa che è stata introdotta a livello nazionale. Quindi non inventarci altre cose, ma provare a mettere delle risorse per ampliare, diciamo così, la copertura e anche la consistenza di questi strumenti di sostegno al reddito. L'ultima questione riguarda i servizi all'impiego. Noi purtroppo qui in Regione Lombardia abbiamo... Allora devo preparare 5 minuti del mio tempo perché abbiamo creato difficoltà. L'ultimo aspetto riguarda invece il tema delle politiche per l'impiego. Intendo dire che qui in Regione Lombardia abbiamo questo strumento che è la Dote Lavoro, sulla quale bisognerebbe fare una discussione che probabilmente ci porterebbe via 4 settimane, quindi finiremo di discutere dopo il voto del 4 di marzo. Però la cosa che mi sento di dire è questa: la sensazione che abbiamo noi non è solo una sensazione, che molto spesso siano state remunerate opportunità lavorative che le singole persone avrebbero potuto trovarsi per conto proprio, senza naturalmente necessitare di dover pagare delle agenzie pubblico-private.
Quindi c'è indubbiamente l'esigenza di rivedere profondamente l'istituto del sistema totale per quanto riguarda il lavoro, di renderlo prevalente gli interventi soprattutto su quei segmenti del mercato del lavoro che più soffrono. Qui stiamo parlando di voi che persone di una certa età, comunque disoccupati, inoccupate. C'è un tema che riguarda l'inserimento lavorativo delle donne, c'è un tema che riguarda il lavoro dei giovani, che non è un problema risolto, e poi se non si risolve ce lo ritroviamo nelle nostre famiglie a doverlo gestire in qualche modo. E bisogna rivedere la rete dei servizi. Oggi c'è un modello pubblico-privato accreditato, è un modello che secondo me non funziona, va profondamente rivisto. Abbiamo delle strutture pubbliche tipo le AFOL metropolitane a Milano, l'AFOL Monza Brianza, sono delle strutture pubbliche che hanno integrato la parte della formazione con le politiche per le politiche attive per l'impiego. Noi pensiamo che a livello lombardo questo modello possa essere generalizzato, reintroducendo una gerarchia anche all'interno delle politiche del lavoro. Come in tutti i paesi europei, una persona disoccupata, inoccupata, viene presa in carico dalle strutture pubbliche, dopodiché i passaggi successivi possono vedere anche l'intervento di altre agenzie, ma il primo pezzo di percorso, la prima profilazione deve essere fatta all'interno del settore pubblico, e quindi perché ci vuole una governance pubblica anche delle politiche attive per l'impiego. Grazie. Grazie. Voglio aggiungere anche il suo lavoro che legge Fornero, l'ho detto, profonda revisione della legge Fornero con l'introduzione delle forme di flessibilità in uscita, così come previsto da, penso, una ventina di proposte di legge che giacciono in commissione e che non sono mai state né discusse né votate. Sono stato attento. Allora, la quota 100, per chi conosce le proposte che sono state depositate, la quota 100 è una delle soluzioni previste di superamento della rigidità prevista dalla Fornero. Devi schiacciare il tastino, se no ti questo. Tu sei sentito. Grazie. Stiamo sparando tutti. Per il re, mi sono dimenticato di dire questa cosa. Per il re, pochi potranno costruire, perché per fortuna in Italia esiste un'altra, diciamo, familiare. E quindi, come dicevo, qualcuno magari va a vivere col papà, con la mamma. Poi però se il papà e la mamma c'ha la pensione, supera, non so se sono 6.000 euro, e quindi non ha diritto al rei. Ma questa benedetta persona ha diritto a 60 anni a vivere col papà, o non dipendere dal papà finché ce l'ha, di 80 anni, che magari avendo casa e avendo pensione supera il tetto del rei, papà parte dello stato di famiglia. Quindi vorremmo chiedere il reddito, l'ISE personale, non familiare. Specialmente se la famiglia è un po' impropria, perché ripeto, un conto è uno che se, cioè io in questo momento mi mantiene la moglie, però è mia moglie, però il papà, insomma, a 60 anni che io devo dipendere da mio padre e non avere nemmeno diritto al rei, perché vivo con mio padre, che sono in casa, quindi un reddito individuale. Se no è un'ennesima legge che viene finanziata con poco, perché poi pochissimi avranno la forse, scusate, per chiudere, chi lavora nero, allora incredibilmente chi lavora nero prenderà il rei, perché senza rei va bene. Fino a mani. Allora, io sono candidato nella circoscrizione con l'ecco Sondra Varese al Senato, sono capolista di Liberi Uguali. Vorrei ovviamente dire velocemente le cose che propone Liberi Uguali e magari fare un accenno a che cosa penso io sulla questione, avendo io fatto per 30 anni dirigente della FIOM, quindi qualche idea sulle pensioni ce l'ho. E allora, come diceva già Onorio, intanto sì, noi proponiamo di superare la questione dell'aspettativa di vita. L'altra cosa, proponiamo la quota 100, l'altra cosa ancora, le 41 anni senza, diciamo, rapporto con l'età, se uno ha 41 anni di contributi deve andare in pensione, la salvaguardia degli esodati, l'opzione donna, una pensione di garanzia per i giovani e la, diciamo, separazione assistenza previdenza. Questo perché la cosa immediata
da intervenire per dare delle risposte a una serie di problemi che ci sono, che qui sono stati sottolineati, dopodiché andrebbe invece ribaltato completamente il concetto sulla questione, ad esempio, del sistema pensionistico. Intanto noi dobbiamo porci un problema. Se noi abbiamo 20 milioni, 21 milioni di aderenti al sistema INPS, al sistema pubblico, e 60 milioni di abitanti, e la Germania ad esempio ne ha 41 milioni su 80, capite che la base imponibile della Germania è molto più ampia. Quindi noi dobbiamo allargare prima di tutto il fatto di chi si iscrive all'INPS. Ad esempio, perché non pensare che un ragazzo a 16 anni si possa iscrivere all'istituto di previdenza? In Germania questo avviene. Poi quando bisogna 45 anni, 5 anni di studio sono conteggiati e paga 83 euro al mese, non 800 euro al mese, 83 euro al mese. Lo si fa in Germania, non in un posto rivoluzionario, quindi dentro la comunità europea. Cioè noi dobbiamo allargare la base ovviamente produttiva, quindi allargare l'occupazione. Si vuole abbassare ad esempio l'aspettativa di vita. E vi faccio un altro esempio: in Lombardia voi prendete i dati dell'INPS e vi accorgete che 1.300.000 persone, dei 10 milioni di lombardi, sono stranieri, in cui l'età media di queste persone sono l'età media per il 70% sono sotto i 40 anni. Loro ci parlano di pensione. Allora se introduciamo gli soldi, ad esempio, si abbassa l'età media, perché questi sono i dati che bisogna, cioè bisogna abbassare. Se si introduce ad esempio i ragazzi di 16 anni dentro il sistema pensionistico, si abbassa l'età media, perché se no sono tutti iscritti quelli che hanno la mia età, cioè 70 anni. Io ciò so, cioè l'ho vissuto, perché ho iniziato nel 60 a lavorare, quindi dal 60 al 70 non ce l'avevo l'articolo 18, quindi so che cosa vuol dire. Cioè, allora, cioè, introduciamo. Vogliamo introdurre un altro elemento, qui veniva posto ad esempio il welfare familiare. In Germania, cioè, ad esempio, al di là di tutti i balzelli, chi fa un figlio ha 3 anni, una donna ha 3 anni, sottolineo, 3 anni di pensione, cioè viene riconosciuto 3 anni della pensione. Se uno ha un figlio o un familiare a carico, come si diceva prima, non c'è la valante, ma se dimostra, come qualcuno diceva prima, deve accudire una persona disabile, ovviamente ha un riconoscimento del fatto che fa una prestazione di lavoro aggiuntiva, perché fa fronte a un'esigenza e via dicendo. Quindi capite che bisogna ribaltare questo ragionamento, e bisogna ribaltarlo anche nella discussione in generale. In questi anni si è introdotto molto spesso la pensione privata, no? Questo vale in generale, la pensione privata, la sanità privata, cioè in sostanza sono tutti elementi ovviamente che garantiscono chi ha un lavoro, aumentano le disuguaglianze. Io penso che noi dobbiamo ridurre le disuguaglianze, quindi questo è il dato fondamentale. Allora bisogna intervenire subito a fare delle cose che danno delle risposte immediate dei problemi che ci sono sul terreno, e quindi non si può saltare. Però bisogna completamente ribaltare questa cosa, compreso il fatto, e finisco, che bisogna ovviamente dividere una volta per tutte la questione assistenza e previdenza, compreso le casse, perché voi dovete sapere che l'INPS oggi, essendo nel bilancio dello Stato, e comunque non è in deficit, per 3 ordini di ragioni, solo 3 voci non sono. Una, e sono le prestazioni temporanee. Che cosa sono le prestazioni temporanee? Cioè quello che paga il datore di lavoro e il lavoratore per cassa integrazione, malattia e assegni familiari, e cassa integrazione e assegni familiari, maternità. Queste sono, diciamo, le prestazioni temporanee. E questo è uno dei fondi, se disaggregato, il più elevato. I lavoratori parasubordinati, per questo diciamo che bisogna introdurre una pensione di garanzia, no? Perché i lavoratori parasubordinati è un'altra voce in cui non valeranno mai la pensione, ma pagano le pensioni per quelli come me.
terzo sono gli emigranti che pagano le pensioni, quarto sono gli operai a bassa professionalità, in particolare le donne, mentre i ferrovieri, gli elettrici, cioè tutti quelli, i dirigenti che sono entrati nell'INPS hanno portato un deficit dentro l'INPS e lo Stato non ha richiamato quel debito, e quindi questo è un dato che ci trasciniamo. Quindi queste sono le cose che dobbiamo fare. Affrontare il problema pensionistico, ho finito, significa anche affrontare non solo a Fornero, io aggiungo, ma anche la Vini, e anche la Vini, in particolare sulla questione del contributivo, perché con inflazione bassa, addirittura la pensione col contributivo non viene rivalutata. E visto che siamo al nord, parliamoci chiaro, no? Chi ha 40 anni, 41 anni in contributi in questa direzione, se poi alla fine si accorge, come mia moglie, che prende dopo 41 anni e 3 mesi di lavoro 1180 euro di pensione, e qualcuno promette 1.000 euro a tutti, capite che può scattare il meccanismo, la domanda è perché pago, perché dovrei pagare. Ecco, quindi la demagogia, per favore, lasciamo alla parte, discutiamo di merito e vediamo di affrontare i problemi. Io vorrei ovviamente dare una risposta immediata ai problemi, come si dice, impellenti, ma nello stesso tempo avere un'idea di ricostruzione in una società in cui ovviamente i lavori, cioè tutte, hanno una maggiore, frammentazione, ma che però non possono essere, non si può pensare che ad esempio noi abbiamo delle generazioni che non si preoccupino di che cosa gli succederà. Quando ero giovane io pensavo non solo al salario che dovevo prendere, ma a cosa mi succedeva quando avevo una certa età. Oggi questo problema non c'è, perché danno per scontato che non si potrà fare. Ecco, io vorrei ribaltare, questo concetto che ormai ha fatto presa nella società. Io lascerei la parola.